Andrò a testare per la la mia serie di DJ Action unboxing 2 di Cam Bob Combo Gass. Screen. Ciao, sono Bob Gass e oggi voglio fare l'unboxing con voi della DJI Action Dual Screen Combo. Andiamo con l'apertura del pacco. Eccoci, amici. Allora, andiamo ad aprire il pacco. Voglio ringraziare GLS per la celere consegna e andiamo ad aprire questo pacco direttamente con voi. Procediamo. In ballo, naturalmente, DJI, essendo un appassionato, mi piace tantissimo questo tipo di packaging. Quindi, ecco qua, come vedete. Adesso andiamo a aprire la nostra scatola. C'è per scaricare l'applicazione DJI Mimo App, come vengono inseriti i vari accessori. Andiamo a controllare cosa abbiamo qua dentro, le istruzioni, quindi mettiamo questo, le istruzioni, sicuramente anche in lingue sconosciute. Poi, questo è il modulo. Guardate che cura nei particolari, e non si sente, ma insomma è di metallo. Poi andiamo ad aprire la cam per le sue varie protezioni. Poi controlliamo, abbiamo il cavo USB-C, la ricarica e lo scarico dati. Con attacco GoPro, bellissimo questo, è completamente in metallo, si può attaccare a un cavalletto, questo molto particolare, che è la ventosa. Questo è il supporto che si può attaccare anche a un veicolo, al cofano, al tettino di una macchina, e lavandolo torna come l'abbiamo trovato all'inizio. Quindi, in questo momento questi sono gli accessori, controlliamo che non ci sia altro. Andiamo a vedere la nostra action cam. Ed eccoci, la parte principale, la nostra cam. Leviamo le varie protezioni che mi auguro tutte le volte, completamente in metallo. E poi abbiamo il nostro modulo che fa sia da ricarica che da schermo. Addirittura qui possiamo inserire una micro SD per aumentare il minutaggio delle nostre riprese. Come si accoppiano i due pezzi? I due pezzi si accoppiano tramite un magnete. Come vedete, qui ci sono i pin che permettono di comunicare fra il modulo aggiuntivo e la cam, e ora vi faccio sentire. Posso ripetere, eventualmente si attaccano magneticamente. Vediamo, sotto il modulo è attivato, la cam è accesa e, come vedete, è proprio un unboxing. Andiamo a cercare la lingua italiana, credo sia qui. Il primo passaggio che ci chiede naturalmente è di scaricare l'applicazione. Eccoci, poi qui possiamo andare a vedere il modulo della batteria, quante batterie ha, quanta batteria ha. Vedete, modulo cam ha il 55%, l'altro 23%. Possiamo impostare i frame. È proprio tutta da. Vedete, qui si può impostare i frame e qui la risoluzione.
Allora, tutti gli accessori, come ho detto prima, sia il modulo aggiuntivo che fa anche da caricabatterie, hanno un attacco oltre che assicurato da questi gancini a un attacco magnetico. Allora, io ora tolgo questo per dire l'attacco GoPro, che è tutto completamente in metallo, il prezzo giusto, perché altrimenti lo respinge, è giusto anche far vedere che è... Per toglierlo bisogna fare una buona forza, ma vedete, se io lo metto al contrario, il me lo respinge, non me lo fa attaccare. Quindi, per far sì, c'è un modo, un verso, e questo viene attaccato. Quindi mettiamo questo qui così, prendiamo la nostra cam, la mettiamo qua, e possiamo andare a riprendere direttamente tenendola al collo. C'è un consiglio che danno tanti ragazzi sul web, che è quello di mettere la collana, insomma il pezzo qui, sotto la maglia, tenere e applicare la nostra canna direttamente sotto la maglia, in modo che non si muova, tende a muoversi. Questi accessori, come quello che si può mettere sotto il cavalletto, naturalmente ha la possibilità di essere poi regolato nelle varie posizioni, avanti, indietro, destra e sinistra, e soprattutto è fissato, oltre che dal magnete, tutti questi accessori, che questo e il modulo, sono assicurati al modulo cam tramite questi ganci, non so se si vede bene, che permettono a il modulo stesso di non volare via quando magari facciamo delle riprese un po' più acrobatiche. Qui sono entrato nella applicazione DJI Mimo, connetto, qui mi dà questo codice da confermare qua dietro, velocemente, accetto, aggiornamento firmware terminato. Ecco qua, in questo momento abbiamo naturalmente abbinato la nostra action cam a il nostro telefonino, in questo caso, e possiamo riprendere, vedere cosa riprendiamo, sia dallo schermo, che è qui, in questo caso, qui della mia action cam, e naturalmente possiamo riprendere. Specialmente questo lo trovo utile quando siamo in moto, dove terremo il cellulare in vista, e la nostra action cam la possiamo posizionare in qualsiasi punto della moto e possiamo comandare essa da il telefono. Non solo deve essere aggiornata la cam, ma anche il pocket, e quindi ora abbiamo sia la cam che il pocket. Abbiamo, ecco, io da qui vedo come vedete, ora abbiamo tutte e due i nostri accessori aggiornati, e da questa parte possiamo vedere che quello che viene inquadrato lo possiamo vedere sia nel pocket, e lo possiamo vedere anche nel telefono. Per il momento vi saluto, un saluto a tutto. Adesso vi saluto e vi do... Adesso vi saluto. Adesso vi saluto, porterò con me la mia DJI Action 2 Dual Screen Combo in moto per testare le sue potenzialità. A voi, ciao! Se questo video vi è piaciuto, vi invito a seguirmi sui miei canali social, YouTube, Facebook, Twitch e TikTok, Bob Gas TV. Grazie, al prossimo video!